Pace a tutti quanti, ben ritrovati alla rubrica Personaggi della Bibbia. Il personaggio che vi propongo in questo studio è il Battista, Giovanni Battista. Passeremo subito a una citazione fatta da Gesù nell'Evangelo di Matteo. Capitolo 11. Leggiamo la nostra slide. Cosa dice Gesù di questo personaggio, di questo servo di Dio? Gesù, ho preso questa citazione perché è bellissima. Quando Giovanni Battista si trova in prigione e manda a dire a Gesù se lui è Messia o ne dovevano aspettare un altro. Sapete, Gesù, quando vanno via i discepoli di Giovanni Battista, Gesù parla di lui e dice: in verità, fra tutti gli uomini nati su questa terra, non ce n'è mai stato uno maggiore di Giovanni Battista. Tuttavia, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Matteo 1,11. Sapete, solo in questa occasione, in prigione, Giovanni Battista ebbe questo momento di fragilità, di debolezza e di insicurezza. Ma sapete, questo è qualcosa che fa parte dell'umanità. Anche Gesù nel Getsemani, ricordate, anche Gesù era preso da tristezza mortale e chiese ai discepoli di pregare con lui. Però la figura di Giovanni è una bellissima figura e Gesù attesta che fra tutti gli uomini che sono nati sulla terra, nessuno è maggiore di Giovanni Battista. Ne conosciamo anche da una citazione del libro di Isaia, 700 anni circa prima della nascita di Giovanni e di Gesù, si parlava del suo ministero a voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Ci fu già questo annuncio del ministero di questo servo di Dio che avrebbe preparato la strada al Messia, al Signore Gesù. Andiamo avanti con le nostre slide. Giovanni, dal greco, dall'ebraico, l'Eterno ha fatto grazia. Giovanni il Battista, percussore di Gesù, mandato per preparargli la strada. Chi era il padre e la madre di Giovanni Battista? Zaccaria, suo padre, ed Elisabetta, sua madre. Ambre due discendenti da Aronne, erano profondamente pii e servivano il Signore con santo timore. Vogliamo leggere alcuni versi che troviamo in Luca 1, verso 5 e 6. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente da Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Da questo verso si evince che Zaccaria era un sacerdote, ambedue erano timorati di Dio, erano irreprensibili in tutti i comandamenti e i precetti del Signore, quindi erano due timorati di Dio, osservavano
i comandamenti, i precetti, amavano il Signore, erano pii. Quindi abbiamo un'immagine bellissima di questo papà e di questa madre di Giovanni Battista. Elisabetta era cugina di Maria, madre di Gesù, che apparteneva alla tribù di Giuda. Luca 1,36. I genitori di Giovanni abitavano in una località montuosa di Giuda. 1,39. Forse Iuta o la città sacerdotale di Ebron. Come conosciamo dal racconto dei Vangeli, mentre Zaccaria adempiva alle sue funzioni bruciando dell'incenso nel tempio di Gerusalemme, gli apparve l'angelo Gabriele, che gli promise un figlio che doveva chiamarsi Giovanni ed essere allevato come un nazireo, ossia un uomo appartato per il servizio di Dio alla stregua di Sansone e Samuele. Quindi ci fu questo annuncio a Zaccaria che il Signore gli avrebbe dato questo figlio, che sarebbe stato un servitore di Dio, doveva seguire ed essere allevato come un nazireo. Sapete, i nazirei non bevevano alcolici, non bevevano vino, non si tagliavano i capelli, erano appartati, consacrati per il Signore. E tale fu il profeta Giovanni Battista. Ne dubitò l'annuncio Zaccaria perché era avanzato nell'età, lui e anche la moglie, e l'angelo Gabriele, che annunciò anche la nascita di Gesù. Ricordate, a Maria apparve anche a Daniele l'arcangelo Gabriele, il nome significa eroe di Dio, che sta alla presenza del Signore. Gli diede come segno che non avrebbe parlato fino alla nascita del bambino, e quando avvenne la nascita lì recuperò la voce Giovanni e disse che si doveva chiamare Giovanni. Lì Zaccaria recuperò la voce e disse che si doveva chiamare Giovanni. Amen. Alleluia. Man mano stiamo osservando la figura. Era doveroso parlare anche dei genitori, due genitori esemplari, ubbidienti al Signore, consacrati. L'annuncio che fu fatto da questo meraviglioso servo di Dio, l'angelo, l'annuncio che fu fatto dall'angelo, inoltre che il fanciullo sarebbe stato anche ripieno dello Spirito Santo fin dalla sua nascita e che era chiamato a preparare al Signore un popolo ben disposto. Lo troviamo in primo capitolo di Luca, verso 8, fino al verso 17. Trascorse la sua gioventù nella regione desertica, non lontano dalla sua abitazione, nei pressi di Mar Morto. Lo troviamo in Luca 1,8. Alleluia. Vogliamo vedere un'altra slide? Infatti, secondo Luca, Giovanni era già nel deserto quando Dio gli rivolse la parola. Giovanni già era nel deserto, già si era consacrato al Signore, ripieno dello Spirito Santo, come disse l'angelo già dalla sua fanciullezza, e poi il Signore lo chiamò al ministero che già era stato annunciato secoli prima dal profeta Isaia. Giovanni si mise a predicare nel deserto vicino al Giordano.
si pensa che Giovanni esercitasse il suo ministero per la durata di un anno sabbatico. Sì, sono molti studiosi che pensano questo, che il ministero che esercitò Giovanni Battista ebbe la durata di un anno sabbatico. Indubbiamente Giovanni Battista è un personaggio singolare, indossava abiti semplici, mangiava cibo misero e predicava un messaggio mai ascoltato prima dai giudei, i quali si recarono persino nel deserto per ascoltarlo. Sapete, se noi notiamo la figura di questo profeta, man mano che noi vedremo non solo il suo messaggio, ma anche il suo carattere, la sua persona, la sua etica, il suo comportamento, noi noteremo che questo personaggio veramente riflette la realtà di un vero servo di Dio, di un vero profeta. Vestiva con grande umiltà, il suo vestiario era un vestiario rustico, umile, semplice. Sapete, anche il cibo che lui consumava, il miele e le cavallette. Si dice che il sapore delle cavallette è uguale al sapore dei gamberi arrostiti. Ma non mi voglio limitare al cibo. Egli aveva una vita consacrata, una grande etica ed era anche molto umile. Quando gli portarono la notizia che Gesù battezzava e non era lui, ma addirittura i suoi discepoli ad amministrare il battesimo, lui disse: è bisogno che io diminuisca e lui cresce. Sapete, sono molti che si dichiarano profeti, ma per niente assomigliano a questo servo di Dio, che lo dimostrava nel modo di come si vestiva, nel modo di come parlava, nella sua abnegazione, nella sua santificazione, nella sua umiltà, nella sua etica. Dimostrava veramente che egli era un profeta ed era un uomo di Dio. Alleluia. Andiamo ancora avanti con le nostre slide. La sua missione fu quella di rivelare il Messia nella persona di Gesù. Giovanni 1,15, con grande autorità, ammoniva la folla che accorreva a lui da ogni dove. Sapete, con grande autorità ammoniva la folla, era schietto, richiamava la folla al ravvedimento, era schietto anche verso il mondo religioso della sua epoca. Ricordate quando lui ammonisce alcuni scribi che vanno a lui e gli dice: razza di vipere, voi volete fuggire all'ira a venire. Era veramente schietto e autoritario anche nel denunciare il peccato. Ricordiamo come ammonisce e riprende anche Erode, che tiene come moglie la moglie del fratello e sta in adulterio, e gli diceva: non ti è lecito tenerla. Quando lui parlava alla folla, la sollecitava a pentirsi immediatamente, perché il regno dei cieli era vicino. Giovanni però non mirava a diventare famoso come molti profeti degli ultimi tempi. Egli desiderava una sola cosa: ubbidire alla sua chiamata. Sapeva che aveva un compito specifico, cioè quello di annunciare la venuta del Salvatore, e spesso tutte le sue energie li dava per proclamare questa verità. Amen. Quindi
Quindi il suo desiderio più forte, il suo fine era quello di preparare la strada al Signore, quello sì che Gesù crescesse e lui diminuisse. Disse una cosa bella Gesù: quando verrà lo Spirito Santo, parlerà di me. Se c'è veramente la presenza dello Spirito Santo in un servo di Dio, non fa altro che mettere in risalto la figura di Gesù. Vediamo una slide. Molti erano battezzati nel Giordano dopo aver confessato i loro peccati. Giovanni ricevette da quel momento il titolo di battezzatore, cioè battista, che lo distingueva dai suoi omonimi, quindi veniva chiamato il Battista perché esercitava questo battesimo per immersione nel fiume Giordano, e questa aggiunta al suo nome lo distingueva dai suoi omonimi. Alleluia. Suo battesimo d'acqua simboleggiava la purificazione dal peccato, ma egli non considerava ciò sufficiente, perciò esortava gli ascoltatori a credere in colui che doveva venire dopo di lui. Abbiamo anche un riferimento in Atti 19, verso 4, e si dichiarava indegno di scioglierne le cacci dei canzari, poiché il Cristo avrebbe battezzato i suoi discepoli con lo Spirito Santo e con il fuoco. Quindi lui metteva sempre in risalto la figura del Messia, di Gesù. E poi quando questa figura di Gesù, il Messia, si presentò a lui, Giovanni lo riconobbe per i segni che gli furono dati e si rifiutava di battezzare Gesù. Leggiamo dalla nostra slide: benché Giovanni fosse inferiore a Gesù, il nostro Signore volle essere battezzato da lui. Con l'opporsi a questo desiderio, il Battista provò che aveva riconosciuto in Gesù il Messia. Quindi Giovanni Battista, che si rifiutava di voler battezzare Gesù perché si riconosceva inferiore al Cristo, a colui che battezzava con il fuoco, lui con questa azione si rendeva testimone che Gesù era superiore a lui e quindi era il Messia. Alleluia. Egli non ignorava quello che Zaccaria ed Elisabetta gli avevano detto in proposito. L'esattezza della loro narrazione viene pienamente confermata quando lo Spirito Santo discende su Gesù al momento del suo battesimo. Questo segno lo autorizzò a proclamare che Gesù era il Cristo. Sicuramente da quello che noi conosciamo e l'abbiamo anche visto, che Maria, la madre di Gesù, ed Elisabetta, la madre di Giovanni il Battista, erano cugine, ricordate dal racconto dell'Evangelo, e quando si salutano, Elisabetta dice a Maria che il bambino le era balzato nel grembo. Quindi, sicuramente, Maria aveva raccontato ad Elisabetta della visita dell'angelo e che lei si trovava incinta per virtù e opere dello Spirito Santo. Questa notizia non sappiamo, ma sicuramente si sarà girata dalla madre Elisabetta a Giovanni, ma Giovanni ebbe la conferma quando
quando vide il segno dello Spirito Santo che discese su Gesù al momento del battesimo e la voce dal cielo: questo è mio diletto figliuolo. In questa esperienza personale di Giovanni con il Messia riconosce in Gesù colui che doveva venire. Sapete, a volte abbiamo bisogno di fare noi delle esperienze dirette con il Signore. Ricordate quando le donne videro Gesù risorto, ne parlarono con i discepoli e loro non credevano, dovettero fare l'esperienza di vedere con i loro occhi Gesù lì presente e risorto. A volte ci sono delle esperienze che devono essere dirette. Ricordate quando Filippo cercava di persuadere Natanaele e fargli capire che Gesù era il Messia? Lui disse: cosa può venire di buono dalla Galilea, da Nazareth? Filippo fu saggio, si fermò e disse: vieni e vedi. E fu la sua esperienza con Gesù che lo fece ricredere. Sapete, noi abbiamo bisogno di fare queste esperienze più dirette con il Signore. Non possiamo sempre rimanere su quello che ci viene detto, ma dobbiamo cercarci queste esperienze gloriose. Qui vediamo questa figura di Giovanni Battista nell'acqua, la presenza dello Spirito Santo in forma di colomba, la voce dal cielo, vi è una rivelazione diretta da parte del Signore, un'esperienza gloriosa. E queste esperienze abbiamo bisogno di viverle anche noi. Allora leggiamo da una citazione di Giovanni Battista. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezzerà con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Bellissima questa dichiarazione, questa testimonianza di Giovanni Battista. Malachia aveva profetizzato che Elia sarebbe ritornato prima del grande giorno e che un percursore avrebbe preparato la via del Signore. Quindi abbiamo una testimonianza in Malachia che Elia sarebbe ritornato prima del grande giorno del Signore, ma che sarebbe stato preceduto da un percursore che avrebbe preparato la via del Signore. L'angelo che annunciò a Zaccaria disse che il figlio sarebbe andato dinanzi a Dio con lo spirito e la potenza di Elia. Lo troviamo in Luca 1,17. Gesù stesso dichiarò che nel ministero di Giovanni Battista vi fu un primo adempimento della profezia di Malachia, Marco 9,11-13. Tuttavia il Battista affermò chiaramente di non essere Elia, Giovanni 1,21. Quest'ultimo, Elia, ritornerà, crediamo, come uno dei due testimoni dell'Apocalisse del capitolo 11, immediatamente prima dell'evento glorioso del Cristo. Quindi non ci vogliamo soffermare sulla figura di Elia o dei due testimoni dell'Apocalisse,
e sono elementi di escatologia che non ci interessano in questo ambito perché stiamo parlando della figura di Giovanni Battista. Quello che possiamo comprendere è che Malachia parla di questo servitore che precede la venuta di Elia, che avrebbe preparata la strada al Messia che si è rivelata nella figura di Giovanni Battista. Per Elia molti pensano che siano uno dei due testimoni di Apocalisse 11, ma noi rimaniamo nel nostro tema e quindi leggiamo quest'altra slide. Quando a Giovanni Battista egli rassomiglia effettivamente su molti punti ad Elia, ci sono delle somiglianze, Elia era un profeta, Giovanni un profeta, e si assomigliano. Il suo abbigliamento rustico, il suo comportamento di fronte ai grandi, alle autorità, ai re, e soprattutto la sua azione sul popolo per ricondurlo a Dio attraverso il pentimento. È una vera conversione. Sono delle caratteristiche che li accomunano. Quali sono? L'etica ministeriale. Non cedono al compromesso, non si piegano neanche davanti alle autorità e hanno come scopo quello di portare il popolo al ravvedimento, ai piedi del Signore. Quindi, come si somigliano questi due profeti? Si somigliano perché sono uguali nell'etica, nel modo di come si vestono, si somigliano nel modo che non si compromettono con le autorità, sono uomini fermi nel loro messaggio. E hanno lo stesso scopo, quello di portare il popolo al ravvedimento, ai piedi del Signore. Quindi vedete, un profeta, qual è il compito di un profeta? Vivere una vita di consacrazione, non cedere ai compromessi e non fare distinzioni di persone, non amare i soldi, vivere in umiltà come loro, e lo scopo principale è quello di portare il popolo ai piedi del Signore. E questo è quello che dovrebbero fare i profeti. Egli aveva detto di Gesù, Giovanni Battista, bisogna che egli cresca e io diminuisca, senza gelosia, constatò l'avverarsi della sua predizione, Giovanni 3, 25, 30. Ebbe un ministero molto breve, ma godette dell'immensa popolarità. Sì, il ministero fu breve, ma tutti accorrevano a lui. Era un uomo fedele alla sua missione, privo di compromessi, rimproverò ad Erode il tetrarca, la situazione d'adulterio nella quale si trovava perché conviveva con la moglie di suo fratello Filippo. Erode fece imprigionare il profeta. Erode fece mettere in prigione Giovanni Battista, il Battista turbato, ansioso di sapere quale andamento prendeva l'opera di Gesù. Sentendosi forse abbandonato mentre altri venivano soccorsi, Giovanni mandò due dei propri discepoli a chiedere a Gesù se egli era il Messia promesso. Sapete, tutti gli uomini di Dio, in momenti difficili, mostrano a volte la loro anche umanità, anche Gesù. Nel Getsemani si trovava in un momento di agonia, chiamò i discepoli e disse a loro: io sono oppresso da tristezza mortale.
venite e pregate con me. Anche Gesù lì si manifestò la sua umanità, anche Giovanni Battista si manifestò in questo caso la sua umanità, però noi conosciamo bene che Gesù elogiò Giovanni Battista e disse, dopo che questi due discepoli portavano poi la notizia a Giovanni, Gesù disse: allora andate a dire a Giovanni Battista che i ciechi recuperano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono montati e l'Evangelo è predicato ai poveri. Gli diede anche una risposta dopo che questi due discepoli andavano a portare la notizia a Giovanni Battista. Gesù disse: non c'è nessuno sulla terra che sia maggiore di Giovanni Battista. Il Signore lo elogiò perché Gesù è buono, meraviglioso, e sapeva quei momenti difficili che stava vivendo questo suo servitore. Il maestro rispose menzionando le proprie opere ai due che dovevano portare la notizia a Giovanni. Al momento in cui i due inviati se ne tornarono, Gesù pronunciò dinanzi alla folla un elogio magnifico di Giovanni Battista, e lo troviamo in Matteo 11, 2 fino a 15. Benché non avesse compiuto nessun miracolo Giovanni, e lo troviamo nel Vangelo di Giovanni 10 verso 41, non ha fatto nessun miracolo, era il più grande profeta, in quanto ebbe il privilegio di preparare il popolo alla venuta del Cristo e a risvegliarlo. Alleluia, gloria a Dio. Voglio proporvi in un'altra slide la principessa adultera. Erodiade decise di liberarsi di questo scomodo predicatore del deserto. Ella persuase la propria figlia, la cui danza aveva incantato Erode, e a chiedere al tetrarca la testa del Battista. Il suo desiderio fu esaudito dopo i discepoli di Giovanni ne presero il corpo e lo seppellirono. Fonti extrabibliche, ci sono anche delle notizie che vogliamo consultare che non ci sono nella Bibbia, ma sono delle notizie, delle citazioni di uno storico dell'epoca, Flavio Giuseppe, che racconta di questo episodio di Giovanni con Erode il tetrarca. Cosa dice Flavio Giuseppe al riguardo? Flavio Giuseppe attribuisce la morte del profeta alla gelosia d'Erode, poiché Giovanni aveva una grande influenza sul popolo. Questo storico aggiunse che l'annientamento dell'esercito d'Erode nella guerra contro Areta venne generalmente considerato un giudizio di Dio inflitto al tetrarca per l'assassino di Giovanni. Secondo Flavio Giuseppe, l'incarcerazione e la morte del Battista ebbe luogo nella fortezza di Macheronte. Sapete, questa località, chiamata Machera al tempo d'Erode, si chiama oggi Mecaur e si trova fra le montagne sulla riva orientale del Mar Morto, a 8 km circa dall'Ernon, sulla cima di un'altura a forma di cono che domina il Mar Morto, alta più di 1100 metri. Come viene detto e raccontato da Flavio Giuseppe, la vestigia dell'antica fortezza vi sono ancora
che sono ancora ben visibili, al centro si trova un pozzo profondo e due torri, uno dei quali fu, forse, la prigione del Battista. Alleluia. Quest'uomo, servo di Dio, dall'aspetto selvaggio, non aveva poteri né posizione di rango nel sistema politico giudaico, ma parlava con autorità irresistibile. Le persone erano colpite dalle sue parole perché diceva la verità, le sfidava ad abbandonare i propri peccati e, per simboleggiare il loro pentimento, li battezzava nell'acqua. Sicuramente Giovanni Battista aveva veramente un'influenza sopra il popolo che accorreva a lui, e lui vedevano una fede autentica e genuina. I scribi e i farisei, i sadducei, il mondo religioso dell'epoca era solo un mondo religioso di dottori, ma mancavano di quella semplicità e di quel messaggio genuino che il popolo riscontrava nella predicazione di Giovanni Battista. A me ora vogliamo dare un'applicazione personale. Dio ha dato a ciascuno di noi uno scopo per cui vivere, e possiamo essere sicuri che Egli ci guiderà al fine di realizzarlo. Per cominciare bisogna mettere in pratica gli insegnamenti della sua parola. Questa è la volontà di Dio. Quando ciò avviene, altre persone vengono attratte al Salvatore. Quindi Dio ad ognuno di noi ci ha dato la responsabilità di testimoniare del Salvatore e di mettere in pratica la sua parola e riflettere anche l'immagine di Cristo in noi, affinché possiamo, come Giovanni, attrarre le persone al Salvatore. Amen. Ora vogliamo passare alla scheda, e per concludere il nostro studio. Chi fu e cosa realizzò Giovanni Battista? Il messaggero scelto da Dio per annunciare la venuta di Cristo, un predicatore in cui il tema era il pentimento, incorruttibile e senza paura, conosciuto per il suo insolito stile di vita, una persona che non si piegava al compromesso. Lezioni dalla sua vita. Cosa possiamo imparare dalla sua vita? Dio non garantisce una vita facile né sicura a coloro che lo seguono e lo servono. Non siamo esenti da prove, da difficoltà. Dio non ci garantisce una vita sicura solo perché siamo dei cristiani. Tutti gli uomini di Dio e le donne di Dio hanno delle prove, e sicuramente, come si sono presentate delle prove nella vita di Giovanni Battista, si presenta nella vita di tutti quelli che lo vogliono servire con sincerità. Vivere secondo i desideri di Dio è il miglior investimento della propria vita. Lottare per la verità è più importante della vita stessa. Veramente abbiamo imparato molto da questa figura di Giovanni Battista. Noi stiamo studiando questi personaggi affinché possiamo imparare da loro, dalle loro capacità di esprimere la fede, dalle loro debolezze, non solo dalle loro grandezze, ma anche dalle loro debolezze possiamo apprendere qualcosa di buono per la nostra vita.
Il Signore vi benedica, alla prossima. Pace del Signore.